Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo primo episodio di una nuova serie su Hearthstone Deck Spotlight. Il mio nome è come sempre Quit108 e in questa serie vi farò vedere alcuni mazzi che mi piacciono particolarmente. Non so ogni quanto usciranno i video di questa serie, dipende onestamente dai mazzi che vedo in giro. Comunque è una serie che si basa sul cercare dei mazzi online o comunque anche mazzi che potete consigliarmi voi e poi farvi vedere come si giocano e darvi una mia opinione. Non sono ovviamente il dio di Hearthstone, ma qualcosa ci capisco. E quindi mi volevo iniziare facendomi vedere questo mazzo chiamato Mago GG. GG non sta per Good Game, ma sta per Giganti del Ghiaccio. È un mazzo molto divertente, a mio parere, estremamente adrenalinico, perché si basa sul farsi portare a poca vita per poter fare un sacco di danni nel late game con creature come il gigante fuso o il gigante di montagna e nell'ovviare a problemi di vita nostra o dell'avversario attraverso Alexstrasza per poi finirlo con Pirosfera o palle di fuoco a caso o di nuovo i giganti. Tutto questo condito da alcune spell come il blocco di ghiaccio che ci permettono di non morire nonostante siamo con poca vita. Anche la barriera di ghiaccio ovviamente ovvia questo problema. Un po' di peschini come Ingegnere Novizio, Razziatore di Bottini e il Blood Mage Thanos. E ovviamente delle carte di controllo per evitare che ci facciano troppi danni con il Dardo del Gelo, l'Esplosione Gelida, il Vate della Rovina e Tormente Colonna di Fuoco. Quindi andiamo subito a fare una partita con questo mazzo, così vi faccio vedere come gira. Poi farò un altro episodio a parte di gameplay dove farò tre partite con questo mazzo per farvi vedere come se la cava su tante partite, non solo su una partita singola. Quindi faremo questa partita, poi vi farò vedere per bene tutta la decklist e vi spiegherò il perché di ogni carta. E adesso andiamo a fare la partita. A tra poco. Ok, ciao a tutti ragazzi, il nostro avversario è uno stregone. Andremo per primi. Questo è il match. Adesso Blood Mage Thanos ci sta come peschino, anche se onestamente non lo giocherei subito. Ci libereremo di queste due che sono carte da late game per cercare di pescare qualcosa di un po' più basso. Perfetto, il Razziatore di Bottini mi va benissimo. Ma proprio proprio bene. Peschiamo anche un gigante fuso, quindi potremmo tenere d'occhio a quanta vita vogliamo arrivare. Di solito si punta ad arrivare a circa 15-10 di vita per poterlo giocare a gratuito o a 5. Giocheremo il Razziatore di Bottini. Lui ha uno stregone, quindi si farà un po' di danni da solo. Però non mi preoccupo tanto dei Blood Imp, anzi vorrei che ne giocasse un po' uno di fianco all'altro, perché col cono del freddo riesco a ucciderle abbastanza bene. Va bene, ho pescato una carta, che è un gigante di montagna, quindi ci terremo un po' di carte in mano. E lui ci ha ucciso cosa? È riuscito a ucciderlo in maniera buona. Il Mortal Coil riesce ad uccidere il nostro riesce ad uccidere il Loot Hoarder facendogli pescare una carta, quindi non ci ha perso molto in quello scambio. Una carta per aver pescato una carta è come noi che abbiamo giocato il Loot Hoarder per pescarne un'altra, quindi va bene. Il motivo del Loot Hoarder è che deve morire. Onestamente, per il motivo di vita del Hoarder. Adesso. Devo decidere se voglio liberarmi di questo Blood Imp. Ma voglio prendere un po' di danni. Quindi in realtà non mi interessa molto al momento. Mi farò fare un po' di danni da lui. Sì, lui sarà lì a chiedersi: ma perché cazzo non gioca niente quest'uomo? Eh sì, caro mio, mi dispiace, ma l'è così. Potremmo iniziare. Il prossimo turno potremmo giocare il nostro gigante di montagna, perché pescheremo un'altra carta, quindi sarà divertente. Lui gioca la coin a 5, vediamo cosa giocherà. Tappa per pescare, poi gioca una cosa da 3. Si rigenera 3 salute. Va bene. Come vuoi tu, amico mio. Io non giudico. Perfetto, abbiamo una tormenta che può fare due danni a tutti. Io direi che giochiamo il gigante di montagna e vediamo come reagisce lui. Potrebbe lanciare tutta la sua roba contro il gigante di montagna per cercare di ucciderlo. Non ha i danni attualmente per farlo e credo che gli costi 6 quello per uccidere e curarsi di 4. Quindi non dovrebbe poter farlo.
fare nulla se non lanciare i suoi minion contro il gigante della montagna attualmente. Nel prossimo turno noi comunque uccideremo il Glizzy Peludo e lo colpiremo in faccia, perché abbiamo il dardo di gelo che causa 3 danni, più questo che causa un danno, gli facciamo 4 e lo secchiamo così. Potremmo anche semplicemente giocare un cono e poi un dardo per uccidere anche questo Bloodimp. Vediamo, 2 danni, rigenera 2 salute. Va bene. Perfetto, mi va bene che mi fai danni. Continua a buttarmi giù la vita, che andiamo tutti d'amore d'accordo. Ah, 4 danni e scarto una carta. Ok. Tanto ti faccio 8 danni comunque. Lei è inutile questa cosa. Va bene. Cono di freddo. E lo va 3 danni. Dardo di gelo. Bam. Buongiorno. Adesso lui non può attaccare con questo. Quindi adesso potrebbe avere in mano qualcosa per uccidere il gigante. Assolutamente. Potrebbe averla tranquillamente. Ed eccolo qua. Altri 2 danni e rigenera altre 2 salute. Mi va bene. Ha sprecato un sacco di carte per liberarsi di quel gigante. Che è fantastica come cosa. E intanto torna a 21 per pescare una carta. Adesso ha un mana, quindi non credo possa fare molto. Neanche noi possiamo fare tantissimo, a dir la verità. Quindi direi che giochiamo una barriera di ghiaccio. E no, mi voglio far colpire, quindi lo porteremo a 20. Dai, dai, voglio vedere cosa sai fare. Fammi vedere, Gul'dan, dei miei stivali. Il Warlock è un mazzo che non. Cioè, il Warlock è un PG che non si combina benissimo con Alexstrasza, perché si fa tanti danni da solo. Quindi vedremo. Di sicuro questo non è un Warlock aggro. Comunque sono ancora basso di ranking, sono al 20. Ed ecco la barriera di ghiaccio, ci dà più 8 di salute. Quindi lei farà 3 danni a quello scudo senza intaccarci. Il che va bene. Dopodiché possiamo giocare una palla di fuoco per uccidere questo, oppure una Blizzard per bloccarlo e lui intanto va a 18. Interesting, interesting. Potremmo giocare addirittura Talnos palla di fuoco e fargli 7 danni. Perché mi hai chiamato? Adesso però si è aperta una possibilità concreta. Fare Talnos. Tormenta. E chiamarlo un turno. E abbiamo distrutto due dei suoi picchioni. Quello è congelato, che non può farci niente. Ci infliggerà un danno. Pescherà una carta, ma la pescheremo anche noi grazie a Thalnos. Ed ecco Alexstrasza. Quindi anche se arriviamo a un livello basso di vita, potremmo ritornare a 15. Non credo che lo userò su di lui perché è già a 18. Quindi sarebbe più o meno inutile. Imp delle fiamme si fa 3 danni. Fantastico. E una 1-3 con provocazione. Perfetto. Non voglio clearargli il board ancora con questo. Io subirò questi danni. So che sembra stupido. Gli farò un danno a lui e subirò questi danni. Li voglio subire perché voglio poter giocare il gigante fuso. Quindi sì, lo farò. Perfetto. Alla prossima giocheremo la colonna di fuoco e spazziamo via tutto. Gioca qualche altro minion. Dai, 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 dai. Fammi contento. Gioca qualche altro minion. Ok, un danno a tutti. Meglio. Infernale del terrore, grido di battaglia infliggendo a tutti gli altri personaggi. Va bene. E con questo cosa fa? Gli darà quello che lo potenzia, più 4 e poi lo uccide. Fammi pensare. Non è una gran scelta, onestamente. Comunque non andremo più di colonna di fuoco. Faremo la combo con il Vate della Rovina. Tireremo esplosione Jada, li congeleremo. Utilizzeremo il Vate della Rovina. Vedremo se riesce a ucciderlo entro il nostro turno. Battere la rovina è una 0-7.
Quindi non è molto buona contro i chierici, contro i preti, ma contro lui può andare bene. Non ha utilizzato, ha utilizzato molte delle sue rimozioni, tranne quella che fa un sacco di danni. Oh, adesso costa 8, fantastico. Ok, va bene, quindi direi congelamento, vate della dovina. E sembra stupido, ma gioco anche un'invegena novizia proprio per morire di cattiveria. Ok, e poi gli infliggeremo 6 danni. Go. Vediamo un po' se riesce a risolvere questo enigma. Vate alla rovina, distruggerà tutto, al tutto, anche compreso il nostro ingegnere e se stesso, nel prossimo coso. Vediamo se riesce a ucciderlo. 3 danni a tutti i personaggi. Va bene, si è autoclearato. 4 danni. Ok. Mi va bene. Non è un problema. I 6 danni suoi li posso subire, anche perché metterò una 8-8 in campo. Anzi, 2-8-8 in campo al prossimo turno. Oppure posso fargli semplicemente 4 danni in qualche modo. Ah, ti dirigi 5 salute e distruggi un demone, eh? Interessante. Mi piace, mi piace. Va bene. Divertiti. Prego. Fammi 15 danni con 4 carte in mano. Ce la puoi fare, eh? Io dico che ce la puoi fare. Anche perché non ho i miei... no, mi dispiace. Ciao caro. E niente, questa è la partita, ragazzi. Passato anche di grado, quindi figata. E adesso andremo a vedere la lista, il deck. Quindi vi spiegherò un po' cosa servono tutte le carte. Questo deck è estremamente, estremamente solido. Quindi poi vi spiegherò meglio alla fine la mia idea su questo deck. Ed eccoci tornati, ragazzi. Eccoci qua con la lista del deck del Mago GG. Partiamo dall'inizio, dal top. E andiamo giù per tutte le carte. Dardo del Gelo, una carta che ha 2, infligge 3 danni a caso congelamento. Tanta roba, estremamente forte. L'esplosione gelida, come sapete, va in combo con il Vate della Rovina e può essere utilizzata anche per guadagnarsi quel round in più per poter uccidere l'avversario, sempre una cosa buona. Abbiamo Ingegnere Novizia e Razzatore di Bottini che servono per pescare, sono delle ottime drop iniziali. E soprattutto Ingegnere Novizia, se abbiamo un gigante a montagna in mano, ci fa sì che possiamo mettere delle creature in campo, quindi il nostro avversario si concentrerà su di loro e non tanto su di noi, e noi intanto continuiamo a tenere la nostra mano bella piena per poter giocare il gigante della montagna al turno 4-5. Abbiamo poi Thalnos, come avete visto, può essere utilizzato in combo con qualsiasi spell di rimozione, come può essere la pala di fuoco, il cono di freddo, la colonna di fuoco o la tormenta, per poter fare quel danno addizionale che cambia, perché fare con una tormenta, fare 2 danni o farne 3 cambia tantissimo, e l'avete visto nella partita scorsa, quindi tanta roba. Oltretutto, quando muore, peschi una carta. E siccome viene di solito distrutto subito, è comunque un peschino a 2, che non è male. Abbiamo il Vate della Rovina, in combo con l'esplosione Jada, l'avete visto prima, è estremamente utile, soprattutto perché ha causato... Allora, se non riesce a distruggere tutti i minion dell'avversario, comunque sia causa all'avversario di utilizzare 26.000 carte per cercare di fare qualcosa di utile. Barriera di ghiaccio e blocco di ghiaccio sono 2 carte estremamente poco usate dai maghi, ma sono fortissime. La barriera di ghiaccio viene usata di più, il blocco di ghiaccio veramente poco, ma sono fortissime perché l'avversario, quando siete verso i 10-15 punti vita, con punti ferita, l'avversario inizierà a cercare di fare qualsiasi cosa per portarvi a 0. Utilizzerà tutte le sue carte e poi il blocco di ghiaccio lo incula a sangue, quindi tanta roba. A me è capitato un druido che aveva speso tutte le carte che aveva in mano per fare 12 danni, perché io ero a 12, blocco di ghiaccio, e poi ha perso la partita perché non aveva più niente in mano e doveva top deccarsela di cattiveria. Ho visto anche un prete portarmi a 1 di vita, io avevo 2 blocchi di ghiaccio in mano e io sono riuscito a ucciderlo, lui era a 30, ho giocato Alexstrasza, lui mi ha fatto i danni senza curarsi di Alexstrasza, e è uscito il primo blocco di ghiaccio. Poi ho fatto 8 danni con Alexstrasza, Pyroblast, ed è stato bellissimo conoscerlo. E poi è morto in maniere orribili. Dopodiché abbiamo il cono di freddo, ottima rimozione. Insieme a Thalnos è comunque più o meno
una seconda tormenta, nel senso che fa due danni a tre servitori, fa... prende meno servitori, però è difficile che dovete usare più tre volte una tormenta per far danno a tutti. Basta anche il cono di freddo. Il cono di freddo è molto utile anche per bloccare gli avversari quando vi stanno facendo troppo danno, per bloccare quelle creature con furia del vento che sono molto particolari e cattive. Intelletto arcano, 3 per pescare 2, ci sta. La palla di fuoco, ovviamente... nessun mazzo mago è completo senza delle palle di fuoco, bisogna avere delle palle infuocate per giocarlo, quindi 6 danni, 4 di costo, a 6 possiamo fargli 7 danni utilizzando Thanos, tanta roba, ottima rimozione singola per le creature più grosse, spesso non si usa contro l'avversario come avete visto nel match di prima, ma si usa semplicemente come rimozione, anche perché abbiamo la pirosfera per far danni all'avversario, e anche la pirosfera può essere usata come rimozione, perché fa 10 danni e libera più o meno di qualsiasi cosa. Perché abbiamo la tormenta, abbiamo già parlato per molto, comunque sia, è... come avere altre due colonne di fuoco nel mazzo, praticamente. Infligge 2 danni, la colonna di fuoco ne infligge 4, ma a parità di costo, contando un Thanos, questa infligge 3 danni a tutti e causa congelamento, quindi quel danno lì viene sostituito dal fattore congelamento, che è tanta roba. Sempre utile per ripulire il board o comunque per bloccare minion più grossi. Dopodiché colonna di fuoco... ce n'è solo una nel mazzo, il che è un po' strano, però ci sta, è ragionato perché costa tanto, infligge 4 danni a tutti i servitori nemici, va giocata in modo un po' più oculato, però è molto forte ed è una carta base del mago veramente forte. Le pirosfere, tanta roba, 10 danni, 2 di loro nel mazzo, costa un po' tanto, però costa 8 mana per 10 danni. Punto. Non credo ci sia molto da dire. Alexstrasza, leggendaria, costa 9, è una 8-8 e il suo grido di battaglia è tremendo, perché potenzialmente può fare 15 danni all'eroe nemico. Lei entra in campo e lo porta a 15, non importa se lui era 30 a 1, ok? E soprattutto può portare voi stessi a 15. Voi siete a 1 di vita? Giocate Alexstrasza, tornate a 15, lui magari era a 10, 12, 13, era anche a 20, però siete di nuovo in gara, quindi estremamente utile. E coloro che danno il nome a questo mazzo sono i due giganti, avete visto quanto è snervante finire la mano e poi trovarsi davanti due giganti, no, 5 mana uno, 5 mana l'altro, 8-8 che ti guardano e ti fanno brutto, ti fanno gli zarri e ti menano. Quindi tanta roba, è un mazzo estremamente divertente, sempre al cardiopalma, mi piace tantissimo. Devo dire che ho vinto un bel po' di partite con questo mazzo, ne avrò perse in tutto 3 e ne avrò giocate una quindicina, forse qualcosa di meno, perché comunque gioco la mattina una volta, faccio una partita la mattina prima di uscire per andare al lavoro e poi alla sera quando torno faccio un paio di partite, quindi niente di che. Comunque sia, bel mazzo, veramente bello. L'unica pecca è che è un po' costoso, come vedete abbiamo, in termini di polvere arcana, abbiamo 2 leggendarie che sono, come sapete, sono un palo in culo da trovare, bisogna spendere parecchi soldi per trovare leggendarie, potete crearle con la polvere arcana ma costano 1600 di polvere arcana, ok? Poi abbiamo 2 epiche, 4 epiche, 6 epiche, ok? 8 epiche, quindi potete capire che con 8 epiche a 400 di polvere arcana l'una mi fa parecchio. Mi fa tanto. Sono 4000 meno 800, 3200 di polvere arcana più altri 1600, quindi 4800 di polvere arcana per le carte quelle forti. Poi ovviamente la tormenta sono altri 200 polvere arcana, la colonna di fuoco viene di base con il mago, la palla di fuoco idem e tutte le altre carte più o meno idem, ma il cono di freddo è una normalissima, quindi niente da dire lì, però diciamo che è un mazzo molto costoso da fare, è estremamente forte e se ve lo volete fare, volete spendere il tempo, volete disincantare alcune leggendarie magari per crearlo, io potrei consigliarvi di farlo, perché se volete fare un po' di strada nel nuovo sistema di ranking, questo è un mazzo molto solido, ha un'ottima percentuale di vittoria se giocato bene
ed è divertente lo stesso, nonostante sia un po' barato, è divertente lo stesso. Ovviamente il mago attualmente è molto, nel metagame attuale è estremamente OP, ok? Mago e Warlock sono i due più grandi, ma dall'ultima patch il mago, fate conto, nel sito di Hearthstone hanno fatto due tornei la scorsa settimana e nei top 4 di ognuno di questi tornei ci sono stati 8 mazzi mago, quindi tutti i mazzi che erano nel top 4 di quei tornei lì erano maghi. C'è un cazzo di motivo, vuol dire che non è molto bilanciato, però possiamo approfittarne e divertirci. E niente, fatemi sapere se vi piace questa serie, fatemi sapere se volete altri video. Uscirà più avanti un video dove farò 3 partite con questo mazzo, giusto per farvi vedere come gira e farvi vedere altre Wombo Combo. Se volete consigliarmi qualche mazzo o qualche lista nel deck, mandatemela tramite messaggio privato, potete scrivermi la lista oppure darmi un link alla lista, cosa che preferisco, con magari anche una spiegazione un po' del mazzo. Io vedrò se mi interessa il mazzo, lo farò vedere, altrimenti no. Spero di avervi spiegato al meglio delle mie possibilità, quello che può fare questo deck. Il mio nome è come sempre Quit108. Ciao a tutti. Gioco ai videogames da quando avevo 2 anni. Adesso